visto che siete in zona, vi portate a via Bozze di Luciano. Si è chiamato il titolare dell'impresa che stanno facendo dei lavori, lì c'è un cantiere. Ho scattato l'allarme sul cellulare, si sta portando pure lui sul posto, tutto è andato sul legno? Sì, perfetto, sì, ti confermo, vado all'Ombrotto, angolo a Milano. Qui più avanti non ci va con la maglia dietro. È finita, è stata la qui sopra che è la uno Valario. Ma no, se non fa parte del canale. Valario. Già sono dei mezzi passati.
organizzare. Però la tasta questa dove ce l'ha? Ecco, se qua hanno provato a staccare. Però non ce l'hanno fatta. Ah no, se lo messi con la massetta, evidentemente. No. Quest'altra invece il gasolio? Fammi la scuola al 6023 e porta di qui sotto in questura le camere di sicurezza. Questo è il gasolio, mi sa che ce l'ha qua. Ha detto che gli fa la denuncia al vento. Si è entrato dentro casa. Addirittura ho fatto venire a cambiare la sirena, perché addirittura hanno silenziato la sirena e ci hanno messa la schiuma dentro. Mi fermo. Dove hanno tagliato i cavi? Ma per prendersi il rame o proprio per... Ma no, stacca la luce. Probabilmente per stacca la corrente. Abbiamo ripreso prima della trasmissione. Mi rimane quello attaccato. Capito? Ma dove l'hanno tagliato? Furto. Dice che c'erano sti lampioni che funzionavano, ma non funzionano più. Uno, due, tre. Ancora attaccati a sti mezzi? Sì, solo uno ci hanno provato, hanno svitato la prima parte in plastica, ma non hanno riusciti, questo qua. Allora, io questo non... Dominio, siete arrivati a via Giuseppe Adami, interrogativo? Stiamo facendo un controllo interno e pare che abbiano tentato, hanno staccato la luce, ma non hanno né danneggiato i mezzi d'opera né preso la nafta, hanno solo un tentativo. Comunque stiamo ancora accertando col proprietario. Bene, ricevuto.